L'archivio nella mia stanza è legato a mio padre, fotografo di cerimonie in un piccolo paese di campagna. Io installo dei negativi di mio padre degli anni 60. Essendo mio padre un fotografo di matrimonio, ho vissuto in un ambiente dove l'immagine era presente. Quando a 18 anni ho cominciato a fotografare, ho dovuto necessariamente non fare quello che faceva mio padre, quello che avevo già visto e mio padre lo faceva bene. Per cui ho iniziato a fare fotografie con delle esigenze diverse. Ho della memoria anche all'interno della stessa dell'opera, sono delle sovrapposizioni di tanti soggetti, quindi in realtà è tutta la stanza legata alla memoria o agli eventi. Politica è un'opera di grandi dimensioni, 3,30 per quasi 4,80. Io ho lavorato nell'avvicinare le immagini per dissonanze, personanze, col tentativo di non cercare un filo conduttore di tipo compositivo ben delineato. Quindi il risultato penso che sia la realizzazione di un'opera indefinibile in qualche modo, che non c'è un punto di inizio. Parla di una sorta di impossibilità di delineare in una forma lineare le vicende umane, per cui c'è sempre questo alternarsi tra origine e catastrofe, questo ritorno sulle cose, sulle vicende, ma senza mai arrivare a una definizione precisa degli eventi. Questa sovrapposizione di immagini che hanno a che fare con le diverse esperienze della vita, che hanno un forte riferimento per me a Warburg e alle sue tavole. Le tavole di Warburg reinventate, inserendo con la mia appunto, esperienza di vita, la mia memoria. Quando Triana mi ha invitato a partecipare alla Biennale e ho letto il suo testo, dove veniva delineato il concept della mostra, io mi sono ritrovato immediatamente. Quindi, grosse difficoltà legate ai contenuti. Ho lavorato molto sulla forma, come questa forma incidesse anche sul risultato finale, quindi quella di un'impossibilità che poi in qualche modo anche Warburg nel tentativo di avvicinare tutte le tavole, è quasi come dire, un lavoro mai terminato, è come se sottolineasse una sorta di impossibilità di chiudere queste vicende. Io penso che sostanzialmente sia un'utopia più che altro. Io lavoro su questa utopia.